Anche Savoldi sembra pronto a battere. La barriera è sistemata, Menicucci fa spazio, tocca Iuliano, gran tiro di Chiaruggi, respinge Cipollini, tocca Savoldi, Restelli, rete. È il sesto minuto di gioco, 5 minuti e 20 per la precisione. Restelli ha portato in vantaggio il Napoli su un calcio di punizione battuto da Iuliano a favore di Chiaruggi. La respinta del portiere Cipollini sul gran tiro di Chiaruggi da 16 metri. Savoldi ha tentato una deviazione. Fedele stesso si appresta a battere, ha già battuto scambiando con Gasparini. Cross verso il centro dell'area di rigore, saltano in parecchi e quello che ha la meglio è Altobelli, che mette però, Bini scusate, che mette però oltre la linea di fondo. Già battuto il calcio d'angolo e Baresi che crossa molto alto, esce Maturini, tocca, lo precede però Altobelli, Muraro, poi Altobelli ed è rete il pareggio dell'Inter. Dopo il calcio d'angolo il cross di Baresi, il tocco di testa prima di Altobelli, poi Muraro ha rimesso ancora verso il centro dove Altobelli, felicemente appostato, ha potuto deviare a rete 1-1. Apertura sulla destra e cross al centro dell'area. Non controllano i difensori del Napoli, palla Doriali proprio sul limite dell'area. E bel colpo di testa di Altobelli, salva Stanzione proprio sulla linea, occasione molto favorevole alla linea. La palla va ancora ai giocatori dell'Inter. Pressing a ritmo ridotto questo dell'Inter. E gran tiro da lontano che Mattolini in due tempi salva e poi Altobelli che non riesce a... Baresi, cross di Baresi. Ed entra Bini, gol! E il gol del 2-1 è il 42esimo minuto di gioco. Bini con uno stacco molto bello, si è alzato su tutti i compagni e avversari, è stato il primo a raggiungere il pallone crossato da Baresi dalla bandierina del calcio d'angolo e ha messo in rete, forse un premio meritato non solo per la squadra che negli ultimi minuti ha tenuto più costantemente sotto controllo il gioco, ma anche per il giocatore. Attaccanti napoletani e deviazione oltre il fondo, calcio d'angolo ancora. Serrate napoletano ma non molto limpido nemmeno nelle azioni, nello svolgimento delle azioni, area gremitissima, tocca Scanziani, la palla va oltre la linea laterale per la rimessa in gioco, affrettano i tempi ora i napoletani ma siamo già in fase di recupero. Ed ecco il fischio finale di Menicucci che assegna all'Inter la vittoria in questa edizione 1977-78 della Coppa Italia. Ora per un anno la squadra nerazzurra avrà in dotazione il trofeo, la Coppa Italia, cioè che è una coppa alta 41 cm del peso di chilogrammi 16.500, dei quali 2,5 kg quasi d'oro.